all'armonia, alla giustizia e all'equità. Grazie. Grazie, grazie. Se c'è qualche domanda, se Don Marcello lo permette. Sì. No, io mi sono occupata in particolare di San Michele, mi occuperò volentieri anche degli altri, ho già cominciato a guardare, però nessuno di loro ha una tradizione anche storica così ricca come San Michele. Pensate che a Bari, da Bari dipende Monte Sant'Angelo al Gargano come territorialmente, a Bari presso la facoltà di lettere classiche c'è un istituto di studi micaelici che si occupa esclusivamente delle tradizioni legate a Michele. Hanno studiato il santuario in tutti i modi, per esempio non l'ho portato queste immagini, ma nei sotterranei della grotta sono stati trovati non meno di 300 esempi di calligrafite contro i muri, che era l'unico modo che avevano per comunicare, per tramandare, non meno di 300 esempi di scritture di tutti i popoli d'Europa, segno evidente che tutti andavano lì a raccomandarsi all'Arcangelo, quindi c'è tantissimo da dire su San Michele. Sì, più che una domanda è una riflessione evocata, no? Sì, sì, evocata e Ferrara. E sullo splendido duomo che c'è, sul frontone in alto c'è una scena del giudizio universale, un bassorilievo, e si vede Michele che in qualche modo fa un'operazione correttiva sulla bilancia per far scivolare un'anima anziché dai cattivi dove doveva andare, insomma, per portarla sui buoni. Qualche favore. E allora la domanda, la riflessione è: ma che Michele frega Dio? Non impara tutto quello che fa, gli è stato rimandato dal Signore, no? E allora in questo atto dove dovrebbe operare la giustizia, se lui può fare delle correzioni, vuol dire che diversamente dalla nostra la giustizia di Dio è misericordia. Sì, c'è anche la grazia. C'è anche la grazia, certamente, ma qui sono più adatti i sacerdoti a parlare di me, questo senz'altro. Anche nell'immagine che vi ho mostrato io, la bilancia pende a favore dell'anima buona, quella rappresentata come tutta bianca, candida, mentre quella nera sta un pochino più in basso, in fondo, per dire che il bene la vince sempre sul male, ecco, questo è forse il significato. Abbiamo visto molte diapositive belle, però la diapositiva più bella, non ci avete fatto caso, è stata la giacchetta della signora che mi ha fatto la domanda. È un paradiso, stanno almeno 50 angeli lì sopra, dopo... È una diapositiva vivente. Allora, se padre Gioacchino viene qua... Allora, padre Gioacchino... Domani mattina presto deve partire per andare a Roma, che c'è l'ordinazione episcopale del loro confratello. Dopodomani deve andare a Trento con la macchina perché iniziano un ritiro con altre persone. Qui Don Pietro fa stavitaccia, padre Gioacchino, Paola deve scappare a Modena col treno. Quindi vedete, pensateci bene, se vi fate amici e devoti degli angeli fate una vita un po' faticosa. Allora, la supplica ardente l'anima padre Gioacchino, perché lui è responsabile italiano dell'Opus Angelorum, che è il gruppo più serio in assoluto per la devozione ai santi angeli, e perché, se ricordo bene, è madre Gabriella Bitterlich che l'ha composta questo. Se il padre Gioacchino vuole fare qualche piccola presentazione, poi ci facciamo la supplica ardente ai santi angeli. Sì, non vi voglio trattenere tanto perché già avete sentito tante belle cose. Solo adesso, con questa supplica ardente, che è una preghiera abbastanza complessa, forte, lunga anche, e piena di spiritualità, possiamo, è un modo di mettere in pratica quello che abbiamo sentito, diciamo farci devoti, più devoti o amici
collaboratore degli angeli, un fondatore santo del Novecento in Francia. Avevi visto la Madonna, apparse la Madonna una volta, e la Madonna lo ha mostrato tutte le strage che ha fatto il demonio, la presenza malvagia in questo mondo. E oggigiorno si vede guerre, tante difficoltà che la società ha, disordine. E questo sant'uomo, vedendo la Madonna, disse: ma Madonna, per favore, mandaci gli angeli, abbiamo bisogno degli angeli in questo mondo. E la Madonna disse una cosa interessante per noi: Dio vi manda gli angeli nella misura in cui voi li chiedete. Quindi se noi preghiamo molto, c'è molto aiuto degli angeli. C'è Pensiamo poco nel loro aiuto, c'è poco aiuto degli angeli. Quindi per questo è dato, tra l'altro, questa bella preghiera. La preghiera porta una spiritualità intera, comincia con un ordine, no? Prima l'adorazione di Dio, sempre Dio, secondo luogo la Madonna, e dopo ci mostra, chiediamo l'aiuto degli angeli, ricordandoli dei misteri di Dio, misteri della nostra redenzione. Quindi una preghiera molto bella. Un'altra ultima parola prima di pregare, questa preghiera forte: se noi viviamo consapevolmente con gli angeli, e già abbiamo sentito tante belle testimonianze anche, se vogliamo vivere con loro più consapevolmente, entriamo in un nuovo stile di vita. E questo dice non qualcuno, ma dice proprio la Chiesa stessa. Nell'anno 2000 la Santa Sede ha pubblicato il direttorio per la devozione popolare, il direttorio. E qui sul tema degli angeli scrive: con gli angeli entriamo in uno stile di vita che è uno stile di vita molto bello, uno stile di vita piena di gratitudine. Prima siamo grati perché Dio ci ha dato questi potenti aiutatori. Secondo, è uno stile di vita di gioia, siamo gioiosi perché, come Don Pietro ha detto bello, siamo nella lode con loro, nella lode costante di Dio. E come terzo, siamo persone fiduciose perché c'è la presenza degli angeli nella nostra vita, di esseri potenti che ci possono davvero aiutare. E perciò adesso, alla fine di questa bella è molto utile e così informativa giornata, possiamo pregare agli angeli, la supplica ardente ai santi angeli, e chiediamo anche loro di poter entrare in questo nuovo stile di vita con loro, gioiosi, fiduciosi, pieni di gratitudine e con una serenità nel cuore che anche irradia